Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video, in una nuova stagione con il nostro Baricalcio in questa carriera su FIFA 23. Siamo pronti a terminare la stagione e quindi a buttarci nella quarta ed ultima stagione di questa nostra carriera insieme. Però dovremo in qualche modo riformare la nostra squadra. Qua non so chi è che stia arrivando, se ne stia andando. Forse qualche prestito di rientro. Andiamo a scegliere la competizione che darebbe più soldi, anche se penso non la vinceremo mai. Detto questo, ragazzi, vediamo se è già iniziato il calciomercato, ma credo che inizi a luglio. Hanno già spostato tante nostre partite ancora prima che iniziassimo il campionato. Benissimo, il mercato è aperto, perfetto. E questo, vabbè, il torneo precampionato, niente di nuovo. Ok, siamo a luglio e quindi il calciomercato è aperto. Io andrei a fare subito una cosa insieme, ovvero andare a mettere i giocatori che dobbiamo mandare in prestito, dobbiamo vendere appunto in lista. Quindi aggiungiamo Zuzek alla lista trasferimenti, così da farlo fuori. Mandragora se ne andrà. E poi chi altro? Fagioli se ne andrà a breve. Richardson lo potremmo effettivamente tenere in lista trasferimenti. Jorgensen, Collier in lista prestiti. C'era anche Charlton da mettere in lista prestiti. Il pupillo Cangiano è stato venduto, è stato riscattato dalla Cremonese e questo è quanto, ragazzi. Ora, un'altra cosa che voglio fare con voi prima di iniziare di addentrarci nel calciomercato: andiamo a vedere un secondo quello che è il budget che abbiamo. Direi che è un budget di tutto rispetto, 104 milioni per riscattare Fagioli e fare mercato. Arriveranno comunque Ferrari, Krunic e Arda Güler, i primi due in acquistati, mentre invece Arda Güler con la formula del prestito biennale. E prima di andare avanti però voglio introdurre in questa ultima stagione un elemento di disturbo, ovvero un elemento imprevisto, il famoso imprevisto. Come lo faremo? Lo faremo adesso, prima di buttarci nel calciomercato, con una fantastica quanto fastidiosa ruota. Questa è la nostra ruota della fortuna, anzi della sfortuna. In questo caso ho selezionato quattro possibili drammi per noi. Questi quattro drammi riguardano i nostri, anzi sei, scusate, drammi riguardano i sei giocatori per noi più importanti. E in particolare, allora, Perrone che vuole trasferirsi a meno che non compriamo un big argentino. Musa, Juara che non si è ripreso dal brutto infortunio psicologicamente. Fagioli che è troppo costoso per la società e quindi non dovremmo comprarlo. Che dirà out per le eccessive richieste sul rinnovo. Il papà di Scalvini non ritiene che il Bari sia una big e quindi sarebbe da vendere. Caprile ha voglia di giocare all'estero, quindi in quel caso dovremmo venderlo all'estero. Quindi io direi di andare a girare la nostra ruota della sfortuna e vedere cosa ci toccherà in questo calciomercato. Musa, Juara, out. Direi che ci poteva andare molto molto peggio di così. Quindi Musa, Juara andrà venduto. Peccato, peccato per il nostro nuovo Pelé, non ce lo siamo goduti per nulla in pratica. E andiamo a mettere Musa, Juara a questo punto in vendita. In realtà magari poteva andarci anche meglio, perché vendendo qualcuno di più, con più valore, vediamo qual è il valore di Musa, Juara. Solo 4 milioni e 6, non siamo nemmeno riusciti a renderlo più profittevole, perché è sempre stato infortunato quest'anno. E quindi Musa, Juara va in lista trasferimenti. Ok, adesso possiamo concentrarci su Niccolò Fagioli. Proprio prima esigenza, contattiamo allora la Juventus per acquistare Fagioli, ragazzi. Ok, offerta per il cartellino, valore di mercato 33 milioni. Noi proviamo a partire dal suo effettivamente valore di mercato, direi, che è di 33 milioni, arrotondiamo a 35 e vediamo come... No, scusate, fermi tutti, non 35.000, mannaggia a FIFA che ogni volta mi fa confondere, 35 milioni, ogni volta si sbaglia. Soddisfatti per 35 milioni, così, facile. Forse potevamo allora scendere anche, perché erano forse più propensi a vendercelo perché era stato in prestito da noi. Potremmo provare a strapparlo per una cifra più bassa di quella del suo valore, che è di 17 milioni
e 500.000. Allora, proviamo a questo punto a contattare la Fiorentina per cercarlo di acquistare per 15 milioni. Facciamo anche 12, visto che abbiamo questo budget alto e che arriverà dell'altro budget per Musa Giuarà. Proviamo anche ad acquistare Mandragora magari con un'offertina al ribasso. 14.300 è una bella offerta, ragazzi. Accettiamola e ci teniamo entrambi i due giocatori che ci hanno portato a centrocampo allo scudetto. Perderemo anche Maiello, ricordiamocelo, quindi dobbiamo sostituire adesso Maiello, però è anche vero che arriva Krunic. Dai, non posso spendere tantissimo per il bonus d'ingaggio di Mandragora, su, dai, 56.000 va bene, basta. Ragazzi, io direi che abbiamo una squadra già con delle certezze. Musa Giuarà andiamo a metterlo fuori visto che non ci sarà più. Buttiamo dentro Rade Krunic, che se non mi sbaglio l'abbiamo preso come giocatore importante. Allora, Verdi potremmo venderlo effettivamente, perché arrivati a questo punto ci serve relativamente. Ferrari invece, vista la ottima e per quanto mi riguarda inaspettata stagione fatta da Giorgione Chiellini, andrà a fare tribuna. Andrà in tribuna. Ecco qua, Krunic in realtà andrà a titolare al posto di Maiello. L'unico dubbio che ho in questo, gli unici dubbi che ho in questo momento sono quelli di prendere un centrocampista per evitare di avere sempre Mallamo e Beautiful Man come panchinari che giocano sempre. Quindi ci serve assolutamente un altro centrocampista, ci servirebbe un esterno perché giochiamo sempre con Fagioli e Perrone adattati, ma un vero esterno non ce l'abbiamo. E un terzino destro perché il cugino di tutti si è ritirato. Non troviamo in squadra né Pucino cugino né Maiellone nazionale e dispiace. Quindi esterno, centrocampista e terzino destro. Allora ragazzi, come terzino destro mi ispira Zanotti, Primavera Inter, che adesso è ancora all'Inter, a 22 anni, un valore di 8 milioni, potremmo provare a prenderlo, non dico in prestito perché poi non giocherebbe titolare e lo richiamerebbero. Allora, proviamo, questo sarebbe Simone Inzaghi, perfetto. Cioè, Inzaghi ha deciso che quello ormai è il prezzo finale, si è incazzato. Vabbè, ragazzi, niente, ci riproveremo, perché adesso si è incazzato Inzaghi, inizialmente ci aveva fatto un prezzo, poi si è impuntato su un altro, e allora... tanti saluti, tanti cari saluti. Potremmo provare ad andare su un centrocampista come per esempio Webster, che è un giovane e che può fare il rincalzo in qualche modo. Proviamo a offrire questi fatidici 3 milioni e vediamo che succede. Senza perdere troppo tempo, potevamo stare lì a contrattare sui 500.000, ma onestamente non mi va più di tanto. E va bene così, dai, 20.000 anche a Websterino, che arriva col suo capellone molto Guendouzi, e questa è pure fatta. Charlie Webster, giovane primavera del Chelsea, che arriva per 3 milioni, investimento per il futuro. Sono felice che abbia deciso di cedermi, non mi sono mai trovato bene qui e credo che trasferirmi altrove sia la cosa migliore per tutti. Io ero affezionato, ma lui mi dice così, ha vinto uno scudetto con noi, addio. Lorienté, secondo me avrà valore parecchio alto, però diamo un'occhiata, vediamo un po' di avere pazienza e quindi seguirlo. Lookman è un altro bel bugman, perché no, non sarebbe male, non sarebbe per nulla male prendere Zaleski. È un giocatore che mi piace, contratto in scadenza però, mentre invece Verdi accettiamo l'offerta di 1.400.000, sì, che è anche oltre il suo valore. Addio a Verdi, rifiutiamo quella perché dira. Addio Verdi, è stato un onore. Ci ha salvato in un momento in cui avevamo veramente carenza di un trequartista di qualità. Poi se n'è uscito con un grazie, che proprio non era un grazie, ma più un vaffa. Ok ragazzi, Zanotti preso per 7 milioni e mezzo, quindi facile. Era proprio che prima si era impuntato Inzaghi a non darcelo. Ho visto che i valori di Lookman e Lorienté sono in linea con quelli, diciamo, che potremmo spendere, quindi 20 milioni più o meno, 25 milioni per un esterno sarebbe un ottimo acquisto, considerando che Webster non ha fatto male nella partita che abbiamo giocato, mentre invece mi ha convinto un pochino meno Krunic, non ha fatto una gran partita alla sua prima, così come Arda Güler ha faticato tanto.
Allora, ragazzi, Zaleski lo possiamo levare dalla lista perché è stato acquistato dal Wolfsburg per 40 milioni, quindi via. Lookman è appena arrivato al Sassuolo, io non me ne ero accorto, pensavo fosse all'Atalanta, quindi anche lui non si può prendere. Lorient è uguale in pratica a Lookman, con un punto in meno di overall ma un anno in meno, quindi sulla carta come potenziale diciamo che ci siamo. Stesso stipendio, valore quasi identico. Io proverei effettivamente a prendere Armand Lorienté dal Sassuolo. Proviamo a fare questo acquisto. Avremmo un esterno destro che secondo me in realtà può giocare anche a sinistra. Nel Sassuolo nella realtà gioca proprio a sinistra. E quindi il suo valore, appunto, come abbiamo detto, è di 20 milioni. Ci dicevano che lo dovremmo comprare per 25. Proviamo a offrire 23 e vediamo che succede. Soddisfatti. Anche qui mi sa che potevamo scendere un altro po'. Lui vuole essere cruciale. Noi chiaramente accettiamo tutto anche quando non siamo d'accordo. E lui però mi sa che non è disposto proprio a scendere a quelle cifre. Quindi 57.000. Scendiamo ancora col bonus di ingaggio. Vediamo se così si convince aumentando la parte fissa. Ok ragazzi, anche questa è fatta. Anche Lorienté diventa un nuovo giocatore del nostro Bari. Stiamo comprando tanti giocatori. Ne approfitto di questo arrivo di Lorienté per dirvi che Zanotti non è troppo convincente da terzino destro. Però anche Muldur all'inizio non era proprio troppo convincente. Poi alla fine si è rivelato un ottimo terzino per quello che è il nostro modo di giocare. Lorienté arriva quindi per 23 milioni, stiamo spendendo tanti tanti soldi, vediamo, potevamo prenderlo anche a 19, vabbè, va bene così. Ferrari acquisto che forse a posteriori non farei, però Chiellini diventa sempre più vecchio, quindi alla fine è un buon rincalzo. Webster mi è piaciuto ragazzi, Webster mi sta piacendo. Lorienté potrebbe tranquillamente andare a destra con Fagioli che va a fare il suo ruolo, ovvero il centrocampista, o lui o Perrone, ma preferisco mettere lui, così che Lorienté è libero di giocare nella sua posizione reale. Può fare anche l'ala destra tra l'altro, quindi volendo metterlo un po' più offensivo può fare anche l'ala. Allora ragazzi, ci è arrivata questa offerta per Moussa Diawara finalmente, di 100.000, quindi in pratica nulla, ma in particolare con una proposta di scambio con Vitinho, un terzino destro di 7 milioni ovvero il 75. È un peccato che noi abbiamo appena comprato Zanotti, perché questo poteva essere il terzino destro che volevamo come rincalzo ed era perfetto. Però nel momento in cui abbiamo Zanotti, cosa prendiamo a fare il signor Vitinho? Perfetto ragazzi, Moussa Diawara ci lascia per 7 milioni, quindi non arriverà Vitinho. L'unica cosa che io stavo pensando è se riuscivamo a prendere con gli ultimi soldi restanti un giocatore di quelli che ti spostano veramente veramente tutto, cioè ti spostano gli equilibri. Una punta di altissimo valore la prenderei volentieri e a quel punto andrei a vendere magari Colombo, tenendo che Dira. Allora ragazzi, io ho individuato tre attaccanti che effettivamente potrebbero fare la differenza, attaccanti grandi in termini di età ma che effettivamente potrebbero cambiare la nostra squadra, tre campioni o comunque grandissimi giocatori, ovvero Romelu Lukaku, al centro di un'estate bollente nella realtà, 48 milioni con 50 milioni circa al massimo si porta via. Fortissimo, fortissimo, chiaramente sarebbe un colpo spaziale per noi in vista Champions, un regalo da Champions. Alvaro Morata, valore sui 20 milioni, quindi ben meno costoso rispetto a Lukaku ma anche molto meno forte, però un attaccante completo, un attaccante che comunque sa il fatto suo, stessa età. Oppure Antoine Griezmann, 34 anni, attaccante che può fare anche il trequartista da noi, sarebbe ottimo per metterlo come titolare e tenere Arda Güler a crescere. Ha senso levarsi Verdi per prendere Griezmann nonostante sia un 34enne. Attenzione, Moussa Diawara ragazzi, un talento durato troppo poco da noi, ma soprattutto per problemi tecnici, ha avuto problemi psicologici dovuti al suo brutto infortunio e non si è più ripreso, nonostante la terapia chiaramente che gli abbiamo offerto
che gli ha offerto il club e ci lascia per andare al Burnley per il valore di 7 milioni. Lorenzo Colombo effettivamente potrebbe partire nel caso in cui volessimo prendere Alvaro Morata. E fatemi sapere, a questo punto fatemi sapere, io mi fermo qui prima di iniziare la nostra quarta stagione con il Bari, ovvero il quarto campionato e il terzo di Serie A, contro la Salernitana. Così mi date voi un parere su quello che dobbiamo fare, se anche voi siete d'accordo a vendere Colombo e prendere uno tra Griezmann e Morata, oppure entrambi. Lukaku mi sembra un po' troppo costoso anche per noi. Mi raccomando ragazzi, fatemi sapere in un commento cosa ne pensate del nostro mercato, della nostra squadra rivoluzionata in qualche modo, ma non per scelta, più che altro per esigenze, per ritiri, e anche dell'addio di Moussa Diawara, che è stato deciso dal caso. Mi raccomando, lasciate anche un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per supportare questa serie e tutti i miei contenuti. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!